Beh, siamo contenti perché siamo arrivati finalmente a mettere in piedi questa stagione per la quale c'è un gruppo che sta lavorando molto tempo, sono mesi che si sta lavorando su questo insieme anche a Cristina. Diciamo una cosa a cui ci tenevamo in particolar modo, uno perché il rilancio culturale della città è qualcosa cui abbiamo sempre tenuto, su quale stiamo investendo molto anche a livello economico, e due perché è un festival, si chiama Giovani in Musica, ma diciamo che abbiamo avuto un'anteprima meravigliosa a Teatro Accademia. Questo sono 8 appuntamenti che si snodano all'interno della nostra città, 7 perché diciamo uno era il prologo, e devo dire che è bello perché ci spostiamo, poi ci racconteranno le varie location, cioè ci spostiamo dall'interno di alcune chiese, luoghi di cultura importanti del territorio, soprattutto luoghi che rappresentano al meglio la nostra città, fino a portarci ovviamente a Dina Orsi, che è una dei teatri più vissuti sicuramente, e poi il meraviglioso convento di San Francesco e il castello, che per noi sono luoghi simbolo della città di Conegliano. Perché ci tenevamo tanto a questo evento? Ci tenevamo tanto perché con questo riusciamo almeno in parte a colmare un gap che purtroppo a livello nazionale è un gap importante, cioè quello di dare spazio ai giovani che tanto studiano e tanto si adoperano per l'arte, la cultura e la musica, in questo caso magari non trovano lo spazio per esibirsi o per dare anche spazio a tutte quelle che sono le loro capacità. Per cui essere riusciti a mettere in piedi con difficoltà, e quindi ringrazio anche Sony e tutte le persone che hanno dato una mano all'amministrazione per mettere in piedi questa stagione, devo dire che è una grandissima soddisfazione. Avremo la possibilità di ammirare tanti giovani, qualcuno anche un po' meno giovane, ma insomma. Tanti giovani, che già si sono messi in luce, ripeto, nel concerto di Carnevale, che è un concerto tra l'altro che ha avuto un eco enorme di pubblico, innanzitutto, ma anche in città, perché insomma, è stato un grande evento, è stato un evento che ha dato la possibilità di dimostrare come questi giovani artisti abbiano un talento incredibile e meritano soprattutto la grande considerazione che gli stiamo dando adesso, e meritano di avere questa stagione a Conegliano, che è una stagione che spero possa vedere nei prossimi anni un proseguo. Intanto facciamo questa, che è già molto impegnativa, perché si parte dal 23 marzo, ormai è una data prossima, fino ad arrivare all'8 settembre, per cui si snodano lungo il periodo che arriva fino all'autunno conegliano, perché poi sappiamo come benissimo come da settembre in poi l'autunno conegliano riempie la città. Ma abbiamo modo di disporci lungo questi mesi qua, perché marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, diciamo ogni mese un evento, qualcosa, ripeto, di importante per la città, qualcosa di nuovo e qualcosa che va, ripeto, nella direzione di valorizzare i giovani, di ricordare come Conegliano sia il centro culturale della Sinistra Piave, e questo si inserisce in tutta una serie di altre manifestazioni, ma ripeto, oggi parliamo di questo, un grande evento. Partiamo dal 23 marzo alla chiesa di Santi Martino e Rosa, un ringraziamento va anche ai parroci di queste chiese, perché hanno dimostrato una grande sensibilità verso l'arte, verso la cultura, verso i giovani. Un ringraziamento va a Gianmaria, perché ha creduto fin dall'inizio che si potesse mettere in piedi questa stagione, a Sonia e a tutto il gruppo di lavoro che l'ha accompagnata, ovviamente a Cristina che ha coordinato tutto questo, perché poi non è facile riuscire a inserire le richieste del territorio all'interno dell'amministrazione comunale. Ma è quello che in questi anni stiamo cercando di fare, cioè raccogliere le iniziative di cittadinanza attiva dal territorio, da gruppi di lavoro importanti che si stanno mettendo in gioco, e che poi si cerca con l'amministrazione di far sintesi, per cui le tante richieste che arrivano, le migliori vengono vagliate, messe sul tavolo dell'assessore ovviamente, che poi coordina questi tavoli. Insomma, grazie Cristina, grazie Sonia, perché questo è comunque un risultato importantissimo per la città di Conegliano, e ripeto, sarà un percorso lungo e entusiasmante quello che ci porterà l'8 settembre, ma visto il preludio che c'è stato l'11 febbraio a Teatro Accademia, siamo consci del valore di Gianmaria e di tutti coloro che poi seguiranno. Ringrazio anche per la presenza Gianluca che è qui con noi oggi, adesso sentiremo anche dalla loro viva voce questo primo evento del 23 marzo.
Speriamo che questo festival in autunno ci trovi tutti contenti allo stesso tavolo a tirare le somme e magari a pensare a qualcosa che si possa fare anche nei prossimi anni. Grazie. Veramente. Partendo dal primo evento che abbiamo realizzato, che è stato la Nona Sinfonia di Beethoven, devo dire che è stata una soddisfazione enorme poter vedere il teatro gremito per questa rappresentazione, una cosa che non avviene tutti i giorni. E questo ci ha inorgoglito, riempito di gioia, e ringraziamo il sindaco e tutta l'amministrazione per averci supportato in ogni fase della realizzazione. Per quanto riguarda il prossimo appuntamento, adesso faccio una panoramica e poi andiamo nello specifico. Anche questo appuntamento è un brano che raramente viene eseguito in Italia. La creazione di Haydn è uno dei più belli oratori, secondo me, che siano stati scritti. È la sintesi in musica della Genesi e è bella proprio perché ognuno di noi si sente rispecchiato all'interno di questo brano, all'interno di questo oratorio, e soprattutto abbiamo la possibilità di poter ammirare un affresco musicale in cui tutto quanto viene rappresentato dalla creazione vera e propria del caos fino al paradiso terrestre nella terza parte. Un cambio di bacchetta avviene il 14 aprile con una giovane collega di Napoli, Federica Di Vaio, che propone un interessantissimo programma del classicismo viennese con musiche che vanno da Mozart a Beethoven, in cui in particolar modo sarà eseguita la Sinfonia numero 1. Il 4 maggio invece avremo un appuntamento molto particolare con un connubio altrettanto particolare, perché organo e orchestra è un connubio che raramente viene eseguito, con un giovane collega organista che viene da Bergamo ed è uno dei migliori talenti sfornati dai conservatori italiani, Alessandro Chiantoni, che eseguirà il concerto per organo e orchestra numero 2 di Reinberger, che è un brano estremamente introspettivo e estremamente piacevole da ascoltare. Chiuderà il programma la Sinfonia Jupiter di Mozart e in apertura eseguiremo il brano di Charles Ives, The Unanswered Question, che è un brano molto particolare poiché l'orchestra viene dislocata all'interno di vari punti del palcoscenico o comunque del luogo dove andiamo a eseguire il concerto, e ci saranno dei momenti in cui a spot gli orchestrali da vari punti entreranno all'interno di un tappeto sonoro creato dagli archi in posizione principale. Il 9 giugno avremo la possibilità di eseguire la Sinfonia numero 5 Tchaikovsky, che è una delle sinfonie più belle scritte dal compositore russo, che allo stesso modo la quinta di Beethoven è una sinfonia del destino, quindi in questo momento anche un po' questo destino che insegue la nostra vita, e all'interno dei quattro movimenti ritroviamo questo motivo del destino che ci porta dal primo all'ultimo come filo conduttore, preceduta da un brano di Mozart. Perché questa scelta? Perché Tchaikovsky era follemente innamorato della musica di Mozart e quindi questo ha fatto sì che possiamo avere questo connubio di questi due compositori, un po' padre e figlio, diciamo. Il 14 luglio invece verrà il maestro Aurelio Canonici a dirigere un programma di Mozart, Beethoven e Mendelssohn, con cui faremo anche un omaggio all'Italia perché di Mendelssohn verrà eseguita la Sinfonia Italiana. Maestro Canonici attualmente è un volto molto noto a livello televisivo per la trasmissione su Rai 3 con Corrado Auges, quindi siamo particolarmente orgogliosi di averlo. Il 15 agosto un programma festoso per il momento di festa di Ferragosto, con un programma che spazia da Strauss a Verdi a Bizet, e chiudiamo l'8 settembre con Schumann e Beethoven, e di Beethoven in particolar modo eseguiremo la Sinfonia numero 3. Un po' anche qui un filo conduttore, apriamo e chiudiamo con Beethoven, e quindi siamo orgogliosi di questo. Da parte mia sono veramente orgoglioso di poter lavorare con i colleghi che ci stanno affiancando in questo momento, di giovani talenti dei conservatori, di giovani cantanti appena diplomati che stanno effettuando percorsi di perfezionamento all'estero, e in particolar modo io ringrazio il mio collega che dall'inizio mi affianca, il maestro Zoccatelli, come maestro del coro, a cui adesso cederò la parola perché possa illustrare un attimo anche la nostra realtà corale oltre a quella orchestrale. Grazie. Sin dall'inizio affianco Gianmaria per quanto riguarda proprio questo tipo di repertorio che è sinfonico corale.
In questo caso proprio la creazione di Haydn è una, come ha detto anche Gianmaria, uno dei, insomma, degli oratori importanti come repertorio. Importante per il coro soprattutto perché non ha una parte marginale, ma ha il suo, è un personaggio a tutti gli effetti. Una cosa che ci tengo particolarmente a dire è che appunto il coro è formato da tutti i professionisti e c'è sempre, come posso dire, l'attitudine a trovare e a cercare proprio dei, naturalmente dei giovani che però devono essere già formati, dunque che devono essere o già studenti o appena diplomati. Dunque vogliamo proprio seguire questo obiettivo qua, di formare un coro professionale in maniera, come posso dire, di distinguerci da questo punto di vista, perché come sappiamo il discorso corale, insomma la situazione corale in Italia, ma non solo in Italia, anche partendo dai concorsi, abbiamo sempre cori, per carità, molto bravi, ma sempre di livello, diciamo, amatoriale. Mentre noi, cioè l'idea è quella di partire, è stata quella appunto di partire col piede giusto e di garantire, insomma, qualità alla coralità. E appunto mescolando la vocalità italiana, dunque la bellezza della scuola italiana del canto, con la precisione che naturalmente quella non deve mai mancare, che hanno comunque già i cori che conosciamo, insomma, oltremontani, ecco, dunque se pensiamo alla Germania, in Inghilterra, per andare poi anche in quelli dell'est Europa, insomma, che sono molto preparati. Come diceva prima il nostro sindaco Fabio Chies, dopo il grande successo di pubblico e anche di interesse dell'evento zero, praticamente del concerto di carnevale dell'11 febbraio, l'amministrazione comunale insieme al gruppo di volontari Notte in Cima si sono riproposti di creare un vero e proprio festival. Questo festival si chiama appunto Festival Giovani in Musica. Come diceva Fabio, si tratta di una serie di eventi, di 7 eventi, che andranno da marzo a settembre, alcuni dei quali tra l'altro verranno eseguiti anche all'esterno, uno dei quali ad esempio quello del concerto di Ferragosto al Castello di Conegliano. E questa iniziativa si ripropone naturalmente di presentare la musica classica non solo alla cittadinanza conegliano, ma anche, diciamo, a livello turistico, commerciale, a tutto l'indotto, e quindi non solo a Conegliano in questo senso, ma anche alle colline del Prosecco. E, per quel che riguarda il primo concerto, il concerto di Pasqua, si terrà, come dicevano, alla chiesa dei Santi Martino e Rosa, qui a Conegliano, il 23 di marzo alle ore 21. Si tratta di un'opera, quella di Haydn, che fa riferimento naturalmente alla Genesi della Bibbia, quindi il momento è un momento sacro. Si tratta di un'opera che fu composta dal grande compositore fra il 1796 e il 1798 e fu poi eseguita per la prima volta nel 1799. L'opera è un'opera che si per coro e orchestra, appunto. La prima parte è l'ouverture, nella quale si ha il passaggio, diciamo, dalle tenebre, quindi dal disordine, dal caos, per poi arrivare appunto alla creazione.
E quindi poi le altre parti sono l'oratorio diviso in tre parti, le prime due parti dedicate alla descrizione dei sei giorni di creazione, l'ultima parte dedicata alla descrizione dell'amore fra Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. L'occhio qui del compositore è un occhio, uno sguardo, per quel che riguarda tutte le creature, quasi tenero, sereno, ottimista. La sua visione è quella di un mondo appunto ideale, di un mondo armonioso, di un mondo migliore, dove tutte le creature hanno diritto ad avere un ruolo. E anche qui la musica, come nell'ambito del concerto di Carnevale, è intesa da Haydn come mezzo, come valore assoluto per arrivare appunto ad un mondo di perfezione e di armonia. E ci tengo a ringraziare naturalmente l'amministrazione comunale, il Cimento Armonico, il sindaco, l'assessore alla cultura e i volontari del nostro gruppo di volontari appunto e i nostri sponsor, che nello specifico per questo evento saranno le Assicurazioni Generali, Corso Viale Italia e Corso Mazzini, Mostofiore, Dormire Divino e ringrazio anche il nostro media partner Vive TV. Una sintesi veloce di tutto questo, il mio compito è appunto fare sintesi e valutare anche perché diciamo che l'offerta è delle associazioni, dei cittadini, di quello che cerco anch'io di fare come in primis, come organizzazione generale degli eventi culturali del comune è vasta. E devo dire che ascoltando quanto già è stato detto, essendo io l'ultima che deve fare sintesi, posso affermare che sicuramente il cartellone è un cartellone di altissimo valore e quindi su questo la nostra amministrazione ha sicuramente puntato, sul fatto che abbiamo energie giovani da lanciare, fra virgolette, e volevo appuntare l'occhio della stampa sul fatto che abbiamo ripristinato il concerto del 15 agosto nel Piazzale del Castello, che è una cosa che si faceva tanto tempo fa, che poi è stata interrotta, poi ci sono state le varie purtroppo pandemie e quant'altro, però sarà sicuramente brillante perché Bizet con la suite di Carmen, Verdi con l'Ouverture, Strauss con i Walzer, non puoi non parlare della Moldava di Smetana che ha un brano trascinante, e penso che l'offerta che possiamo dare alla nostra cittadinanza e oltre, ovviamente ci saranno, si spera, anche turisti in zona, è ampia. Certo, il coordinamento non è semplice, lavorare con le modalità del privato rispetto alle modalità del pubblico non è semplice, il sindaco lo sa, ormai l'hanno capito anche i nostri cittadini, perché l'approccio è sempre non si può fare, dico ci sono delle regole che vanno rispettate, ma il connubio che abbiamo iniziato a fare è di estrema novità, perché sino ad ora ci si presentava con un evento già completo, qui invece c'è un lavoro di base già molto più ampio, quindi questa era la mia sottolineatura e aspetto tutta la cittadinanza. Abbiamo l'orgoglio di dirlo, il festival per giovani più importante, che penso uno dei più importanti in regione, se non il più importante. La cosa positiva è che abbiamo visto, no, la volta scorsa arrivare gente anche dalle province limitrofe, per cui Padova, Venezia, Treviso, Pordenone. Insomma, sì, c'è tanta gente che arriva con gli anni, questo per noi è sempre molto importante, per cui tutti gli eventi che facciamo tendono a questo, tendono comunque a far arrivare gente in città, far conoscere la nostra città. Se vuoi citare Cinema da Mare, sì, è importante, prossima. Sì, avremo anche prossime molte attività, però è importante questo, farci riconoscere a livello culturale quello che stiamo facendo, perché Conegliano secondo noi ha proprio questo standard che deve essere messo ben in evidenza, per cui grazie per tutto quello che state facendo.